25 aprile 2017, dopo la vittoria del no al referendum, qual è il senso, il sapore di questa giornata? È quella di far vivere i valori della resistenza che sono implementati nella Costituzione e quindi farla attuare, a partire dall'articolo 3 che stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di carattere economico, sociale e culturale che non assicurano a tutti pari diritti e pari dignità. Questo è il senso. Il senso è quello tradizionale, perché noi lo ricordiamo sempre in maniera forte. Quest'anno ha un senso ancora in più, perché siamo riusciti a difendere la nostra Costituzione, siamo riusciti a mantenere quei valori che i costituenti volevano alla nostra Costituzione, e per questo riteniamo che sia un anno particolarmente importante per festeggiare il 25 aprile. Questo 25 aprile io lo sento molto di più, perché sento il fascismo in Italia, in Europa, che sta rinascendo, e quindi questo secondo me è il 25 aprile che deve tracciare il senso. Non si può essere fascisti e antifascisti insieme. Il 25 aprile o si sta da una parte o si sta dall'altra. A Roma il PD non si presenta, voi invece qui ci siete a Milano e avete una bandiera blu, tutto blu. Il 25 aprile, dopo il referendum sulla Costituzione, è divenuta una data scomoda per il PD? No, non è diventata assolutamente una data scomoda. Il 25 aprile è una data che è anche del PD, come lo è anche di tutti gli italiani. Noi da 2 anni, questo è il terzo anno, ci presentiamo come Bella Ciao Milano in piazza, Kiwi Gialli, le maglie gialle. Quest'anno abbiamo deciso, il segretario metropolitano Bussolati ha deciso di presentarsi in piazza vestiti tutti di blu, per ricollegare il 25 aprile al 60° dei trattati europei. La sensazione nel paese è che Renzi ha smascherato il PD, ora si riapre la discussione in Italia su come ricostruire la sinistra. Quali sarebbero le parole d'ordine di questa ricostituzione secondo lei? Beh, noi le abbiamo indicate, perché l'articolo 1 della Costituzione si riferisce alla democrazia, al lavoro e al popolo, alla sovranità popolare. Aggiungerei il principio dell'eguaglianza stabilito dall'articolo 3. Quindi le parole per ricostruire la sinistra sono contenute nella prima parte della Costituzione. E siccome la Costituzione è cara agli italiani, che per ben 2 volte l'hanno difesa, prima nel referendum contro la riforma Berlusconi, poi nel referendum contro la riforma Renzi, credo che bisogna ripartire da lì. Ma io dico che bisogna ripartire da un centro-sinistra dove ci sia la parola sinistra, naturalmente su programmi nuovi, idee nuove adatte al tempo di oggi, però come si vede in giro, come si è visto perfino negli Stati Uniti, come si è visto ieri in Francia, c'è molta sinistra, c'è molta destra, ma c'è molta sinistra, e la sinistra deve solo alzare le bandiere e riorganizzarsi. Poi ogni paese avrà il suo sforzo, la sua ricetta, il suo sforzo da fare, tocca anche a noi qui in Italia. Ma D'Alema ha certamente ragione, bisogna
ripartire dalla Costituzione significa innanzitutto mettere la parola fine sulla stagione della sinistra cosiddetta di governo, che ha rinunciato al suo ruolo, cioè a cambiare la realtà, e si è accomodata come scendiletto dei grandi poteri economici. Bisogna segnare una radicale discontinuità con le politiche neoliberiste, bisogna rimettere al centro il lavoro, il reddito, redistribuire lavoro, e poi ci vogliono investimenti pubblici. Insomma, ci vuole un programma coraggioso, perché come si vede anche in Francia, solo una sinistra con un'identità forte, con proposte radicali e coraggiose, è in grado di sottrarre spazio e voti alla destra peggiore che torna sulle nostre teste in tutta Europa. La Fondazione oggi sfilerà ricordando il 25 aprile, passato, presente e futuro. Il passato ricordando i partigiani, il presente portando una bandiera della pace di 25 metri insieme a Sinistra Italiana, possibile ai comunisti italiani, a quelle forze di sinistra che si riconoscono nell'articolo 11 della nostra Costituzione. Il futuro, perché crediamo che l'unica possibilità che abbiamo sia l'unità, rimettere insieme coloro che si riconoscono nei valori della Costituzione, nei valori della Resistenza, a partire da oggi. Io credo che una sinistra si misura sui contenuti, e oggi essere di sinistra significa ad esempio essere chiaramente contro la NATO, contro la guerra, contro l'Unione Europea, e ho l'impressione che molti a sinistra abbiano ancora le idee confuse. Per questo, se dovessi usare uno slogan, direi: sono comunista, non di sinistra. La parola d'ordine fondamentale è il riscatto del lavoro, l'affermazione radicale del lavoro come il motore della società e il motore del progresso. Ed è proprio su questo terreno che il governo Renzi e poi il governo Gentiloni hanno fatto gettare la maschera al PD. Governi nemici dei lavoratori, perché amici delle banche, amici dell'Unione Europea, amici della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale, cioè amici di tutte quelle istituzioni finanziarie e politiche transnazionali che esprimono la dittatura del padronato del capitale sul lavoro e sui popoli. Per questo motivo noi abbiamo voluto caratterizzare il nostro 25 aprile con un netto no alla permanenza dell'Italia nell'Unione Europea e nella NATO, cioè nelle due istituzioni che principalmente esprimono questo dominio di classe e lo organizzano come apparato di violenza contro i popoli e contro i lavoratori. Di questi giorni la polemica che ha scatenato Di Maio, qual è il punto? Noi riteniamo che chi ha diritto di arrivare in Italia, di stare in Europa, deve avere tutta l'assistenza possibile. Chi invece questo diritto non ce l'ha, per il bene di tutti, deve essere riportato alla legalità. Il 1° maggio aspettiamo tutti in via Esterle per costruire insieme una giornata contro le nuove schiavitù, senza differenza tra immigrati e non. Che fine farà questa Europa secondo voi? Dovrà essere ancora più unita di adesso, appunto perché si stanno creando dei muri e noi siamo per l'abbattimento, siamo per l'accoglienza e per essere tutti uniti. Senza Europa non c'è futuro. L'Europa della finanza è morta e quella non si può ricostruire. Se riusciamo a ricostruire quella dei trattati originali, bene, se no dovremo trovare soluzioni alternative. Questa Europa si salva solo se è in grado di mettere in discussione la sua stessa Costituzione, i trattati che l'hanno animata e che ne hanno però condizionato la governance in senso regressivo, a cominciare dalle politiche di austerità che hanno peggiorato di molto gli effetti della crisi sulla vita dei più deboli, cioè della maggior parte della popolazione europea. Dunque, per salvare l'Europa, per chi come penso io immagina che l'Europa vada salvata e che il suo progetto vada rinnovato, serve riscriverne completamente gli assetti costitutivi. Certamente per uscire dall'Unione Europea e dall'Euro bisogna avere un sistema alternativo di Stato, quindi bisogna avere il socialismo. Quelli che parlano solo di uscita dall'Euro e di ritorno alla lira non si rendono conto della situazione. Bisogna avere una prospettiva diversa di società, altrimenti uscire dall'euro e restare sotto i padroni non avrebbe senso. Bisogna progredire verso la definizione di un'alternativa politica matura, radicata nella realtà sociale, politica e storica del nostro paese, e che sappia offrire al popolo italiano, ai lavoratori italiani, ai giovani italiani un'alternativa a un tempo patriottica e internazionalista, che
che sappia fare dell'Italia un paese indipendente, sovrano, che guarda al mondo con sentimenti di fratellanza e che costruisce la pace tra le nazioni.